Cioè, che spiega che costruiranno questo megastore accanto alla celebre abbazia proprio di Chiaravalle, la sua città natale. Addirittura? Ah, sì. Infatti deve essere un personaggio molto importante. Direi proprio di sì, ha rappresentato un momento importante della storia della pedagogia, ma anche dell'emancipazione femminile. Io direi che Maria Montessori può essere benissimo un personaggio da ricercare, non solo da studiare, perché ci ha lasciato tanto e ha una storia anche abbastanza intrigante. E poi vi dirò, andare a Chiaravalle potrebbe essere anche una bella esperienza. Cosa dite? Sì. Dai, andiamo. Sì. Ci sono ancora mille sue scuole montessoriane, potremmo andarle a visitare e capire un po' meglio il metodo che ci ha lasciato e a cui il CES si è ispirato. Maria Montessori, nata il 31 agosto 1870, è stata un'educatrice, pedagogista, filosofa, medico e scienziata italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, primarie, secondarie e superiori in tutto il mondo. Fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia. Il principio fondamentale deve essere la libertà dell'allievo, poiché solo la libertà favorisce la creatività del bambino, già presente nella sua natura. Dalla libertà deve emergere la disciplina. Ciò che il bambino apprende deve essere interessante, deve affascinarlo. Bisogna offrirgli cose grandiose. Per cominciare, offriamogli il mondo. Abbiamo scelto Maria Montessori perché, nonostante le difficoltà, non ha mai rinunciato ai suoi sogni. Ha lottato per poter stare con suo figlio, ma ha soprattutto lottato perché tutti i figli avessero diritto ad un'istruzione, in un'epoca dove i poveri e i disabili non avevano alcun peso nelle società. Anche quando il destino l'ha costretta a cambiare i suoi progetti, la sua passione non è cambiata, non è diminuita, ha continuato a proteggere ciò in cui credeva.